dispari. Intanto proviamo solo qualche tipo di impatto, ok? Giusto una bella confidenza. Non mi serve che tu pensate di far male l'altra presenza, ma solo il modo di colpire. Allora, ovviamente quando io colpisco cosa faccio? Carico il corpo, lancio le tecniche, giusto? Questi sono però caricamenti. Quindi mi muovo usando il corpo, che è uno standard, teoricamente, dovrebbe essere uno standard, anche di sanità. Però ovviamente qual è l'atleta creativo? Che si vedono, perché c'è tutto il corpo come massa che si muove, quindi si vedono. Io devo cercare di creare tipi di impatto che sono efficienti, non devono distruggere l'altro, ma devono creare un'apertura senza muovere il corpo. Quindi un primo tipo di impatto che faccio provare è solo discendente. Ricordatevi che un impatto è efficiente quando io sono rilassato. Quando sono teso, la forza mi balza. Quando sono rilassato, la forza passa all'altro, perché io devo essere liquido. Il liquido non è comprimibile, e quindi se sono liquido è lui che si sposta, ok? Un primo tipo di impatto è semplicemente usando la gravità. Scendo, ok? Quello che voglio che proviate è che non succeda questo, ma che lui si sposti e io resto fermo, ok? Semplicemente non c'è nessun caricamento, la mia mano è vuota, vedete? Se io faccio questo, il suo cervello si accende. Io non faccio niente, mi rilasso e colpisco, ok? Provate solo questo, scendo e colpisco. Guardate le mie mani, guardate le mie tensioni, corta distanza, solo questo. E dopo io colpisca qui, differente, ma scendendo. Ok? Proviamo.